noi ci uniamo a questa preghiera del Papa, vogliamo con il Papa formare un coro immenso di supplica, di preghiera, di intercessione per la pace nel Medio Oriente e ovviamente in particolare per i nostri fratelli cristiani che stanno da secoli lì contribuendo in ogni paese alla riconciliazione, alla solidarietà, alla pace, vivendo proprio come veri patrioti nei loro diversi paesi e che si trovano in mezzo a questa terribile guerra, a questo scontro tra le parti che stanno in questo momento confrontandosi soprattutto in Siria. Vogliamo per tutti la pace, ma specialmente per i nostri cristiani. Pensiamo ai vescovi, ai fedeli, ai quelli che sono spariti, a quelli che sono state vittime della violenza e che sono stati uccisi, e speriamo che il loro sacrificio, sia di quelli che sono morti, sia di quelli che vivono contribuendo al bene di questo paese, sia germe di riconciliazione e di pace, e speriamo che non ci sia mai una soluzione con le armi, ma con il dialogo, con il negoziato, e che la comunità internazionale contribuisca anche, per esempio, con una forza di pace per far sì che tutti possano raggiungere questo obiettivo di una Siria nuova, riconciliata, e di un Medio Oriente nel quale i cristiani possano vivere liberamente e continuare ad offrire quella presenza di pace e di riconciliazione che offrono da secoli. Sempre bisogna alzare la voce perché ai cristiani in paesi dove sono una minoranza sia riconosciuta la stessa dignità, gli stessi diritti come tutti i cittadini di questi paesi. Non sono cittadini di seconda classe, di serie B, ma sono veramente contribuenti alla vita e al progresso della propria patria.